Benissimo. Allora, siamo qui con la professoressa Pellegrino che è venuta a presentare il suo progetto per il convegno di oggi di Education 2.0. Allora, lei viene da? Marsala, provincia di Trapani. E ha portato un progetto che parla di? Il progetto che ho portato è una sperimentazione di insegnamento LICLIL, di didattica dell'insegnamento linguistico, attraverso i contenuti della storia dell'arte in lingua inglese con il supporto delle tecnologie. E quanti studenti sono stati coinvolti? È un'intera classe di 25 studenti, un seconda liceo classico, quindi un quarto anno. E i docenti? I docenti siamo due in prima persona. Io, specificatamente, che ho svolto l'attività didattica nell'aula e mi sono occupata anche dell'aspetto progettuale e conclusivo, sia per quello che riguarda la valutazione, mentre il collega di lingua inglese che si è occupato della didattizzazione del testo e naturalmente delle problematiche di ordine linguistico presenti all'interno dell'unità didattica che è stata realizzata. E qual è l'approccio metodologico che avete utilizzato? Qual è la caratteristica di questo progetto dal punto di vista didattico? Allora, intanto la cosa fondamentale è stato che noi, prima di tutto ci siamo dovuti formare per poter realizzare un'operazione di questo genere. Quindi alla base di tutto questo intanto ci sta una formazione preliminare dei docenti, che è un avvio alla didattica del CLIL, che è una didattica estremamente rigorosa, severa, che prevede delle fasi di progettazione coerenti a quelli che sono gli obiettivi in uscita. Quindi automaticamente quello che noi abbiamo realizzato è stato il risultato, prima di avere individuato degli obiettivi contenutistici, linguistici e naturalmente l'individuazione delle strumentazioni coerentemente a quello che ci aspettavamo, gli esiti che ci aspettavamo in uscita. Le strategie si sono avvalse di queste tecnologie perché sono state un straordinario supporto sia rispetto alla progettazione, sia alla conduzione dell'attività disciplinare, sia naturalmente per quello che concerne poi l'utilizzazione, per quello che abbiamo fatto a conclusione, di un web quest attraverso gli studenti, e anche perché soprattutto noi ci siamo avvalsi dell'uso di una LIM per quello che riguarda una fase di ricercazione conclusiva attraverso la registrazione delle varie fasi didattiche. E i ragazzi come hanno risposto a questo tipo di approccio? Diciamo che ancora oggi sono contenti, ancora oggi mi capita di sentire: professoressa, che bello, perché non facciamo un'altra attività come quella? È stata una formazione, per noi è stata molto forte, perché ha previsto ha previsto per noi soprattutto un impegno di studio molto grosso, però per i ragazzi è stato sia di apprendimento e anche c'è stata anche una componente ludica molto piacevole, per fortuna. Quindi un coinvolgimento emotivo. Sì, c'è stato un coinvolgimento emotivo, una conoscenza finalizzata, una modalità di conoscere direttamente i materiali attraverso una sperimentazione reale, uno studio non apparentemente fine a se stesso ma finalizzato a degli obiettivi di uscita già ben chiari, una partecipazione reale attraverso una peer education fra loro, e chiaramente anche poi uno strumento collaborativo che è stato molto sentito. Ma gli strumenti tecnologici che avete usato quali sono? Cioè, allora, intanto, open source, strumenti web, free? Una serie di cose. Intanto abbiamo dovuto utilizzare la rete perché i materiali didattici sono di supporto sono pressoché inesistenti. Quindi abbiamo dovuto costruire noi stessi i repertori e i supporti su cui lavorare. Faccio un esempio pratico: non esistono dei materiali didattici, per esempio, intendo dire dei testi da somministrare che vengono già a priori confezionati. Quindi per esempio noi abbiamo dovuto in primo luogo individuare i testi da somministrare agli allievi e qui subentrato proprio il collega d'inglese che ha dovuto didattizzare, cioè effettuare un'operazione di adeguamento del testo ai livelli reali della classe con dei nodi all'interno dello stesso materiale che già custodissero gli obiettivi in uscita. Quindi per esempio i ragazzi entravano con delle competenze ma dovevano uscirne con delle altre. Questa è stata la prima fase. Dopodiché i materiali la tecnologia sono stata, soprattutto noi ci siamo serviti della LIM perché ha favorito sia l'interazione sia la partecipazione attiva e soprattutto ha consentito di effettuare la web quest direttamente in aula, e poi la registrazione delle varie fasi di attuazione. Si può spiegare che cos'è webcast? Io è una cosa che amo molto ma che non è molto usata, ma è uno strumento che secondo me è veramente molto efficace. Sì, praticamente il webcast è una metodologia di operativa di ricerca all'interno, come dice quest,
già di fatto, all'interno della rete, con però una consegna ben precisa e delle indicazioni ben precise rispetto sia a cosa si deve individuare, come bisogna individuarlo e in quale aree bisogna individuarlo. Le faccio un esempio pratico. Lei può fare un web, per esempio, lei può somministrare ai suoi allievi, l'ultimo che ho fatto per esempio era un web quest che si chiama Animali di Picasso. Che cosa significava questa operazione? Io ho dato un tema, attraverso questo tema e dando delle indicazioni su dei siti specifici dove andare a cercare, gli studenti devono poi in autonomia ritrovare le fonti all'interno dei siti stessi e arrivare a delle conclusioni grazie ai dati ricavati. Questo naturalmente serve anche a creare una sorta di educazione attiva all'uso della rete, quindi la rete non diventa semplicemente uno strumento di esplorazione, un semplice strumento di esplorazione casuale, bensì deve essere realizzata con una finalizzazione critico-scientifica ben precisa. Non è semplicemente un accumulo di materiali, ma è un'individuazione di contenuti attraverso una logica. Quindi un utilizzo critico di uno strumento che è molto potente, ma che bisogna usare con un certo criterio. Non è sufficiente che gli studenti gli si dica cercami questo online, perché questo automaticamente arrivano con la copia di Wikipedia. Sì, già questo sarebbe un limite, ma poi diventerebbe semplicemente una modalità alternativa di fare qualcosa che hanno sempre fatto, quindi senza acquisire poi in qualche modo unire a una facilità di utilizzo dal punto di vista proprio pratico dello strumento a una criticità rispetto al muoversi. Questo è determinante, perché bisogna anche poi saper fare delle scelte. Quindi utilizzare uno strumento didattico per indirizzare fruizione critica degli strumenti. Quindi diciamo che oltretutto ha anche la doppia valenza, che non solo lei acquisisce delle informazioni nuove, acquisisce un metodo, acquisisce anche una sorta di politica per sapersi autoregolamentare rispetto certo. all'uso della rete, e quindi acquisisce anche un metodo di ricerca. Una volta la ricerca era una ricerca solo bibliografica, lei individuava le fonti nei testi esclusivamente, faceva questo tipo di operazione, e peraltro questo non lo insegnava nessuno, diciamo che era la pratica universitaria quello poi di fatto di andare a cercare le fonti per costruire una propria tesi. Oggigiorno la rete esiste, è impensabile poterne pensare di farne a meno, però bisogna educare gli studenti a fare una fruizione consapevole della rete. Le dicevo l'esempio prima degli animali di Picasso, perché le ho citato questa cosa? Perché per esempio gli studenti, attraverso la visione, no? Anche la continuità con cui alcune figure, per esempio andando nei siti stessi dei musei di Picasso, trovavano alcuni animali che si ripetevano, il minotauro per esempio, la paloma, riuscendo per esempio a individuare tutte la frequenza con cui si ripetevano queste immagini, hanno ricostruito dei valori simbolici e anche dei significati nello studio dell'autore. Questa è una potenzialità dell'uso della rete. Potevano anche fare cose molto più semplici, però il fatto è che questo ha consentito di studiare un autore attraverso i suoi stessi materiali, attraverso la rete, e naturalmente anche attraverso un prodotto moderno, certo. no? In modalità contemporanea, certo. entrando nel vivo degli stessi luoghi dove Picasso è. Questo è un esempio pratico, né più né meno. Generalmente il docente offre, quando dà queste indicazioni, dà anche dei materiali, somministra delle schede, per esempio, con quale frequenza trovi questo animale, cioè dà delle indicazioni, così lo studente ha una sorta di percorso. È guidato e libero allo stesso tempo. Sì, è guidato, sì. Questo progetto, in qualche maniera, è un progetto replicabile, modellizzabile per altre scuole? E se sì, con quali consigli? E quello che ho presentato oggi, in qualche modo, sì. Il fatto di essere ripetibile forse non sta tanto nei contenuti, che sono chiaramente demandati poi certo. alle scelte dei singoli consigli di classe. Io oggi ho presentato un lavoro sull'immagine della corte di Enrico VIII, ed era legato a una scelta contenutistica fatta da un intero consiglio di classe, che voleva fare in modo che questa attività sperimentale fosse ancorata alla programmazione curricolare, quindi non doveva essere avulsa o lontana. Per cui da questo punto di vista
vista è una scelta, non è necessario che ogni scuola ripeta meccanicamente la stessa modalità, però il metodo sì, certo, la modalità di lavoro, per esempio l'idea base che i materiali dello studio, di questo studio, sono in lingua inglese e studino di fatto una realtà inglese, già di fatto è un principio di ripetibilità, cioè studiare le realtà attraverso le loro stessi, certo, costumi e lingue, e quindi è di fatto una, già un approccio metodologico che vuole avvicinare lo studente a studiare Enrico VIII attraverso la sua lingua, cioè attraverso il suo contesto storico di appartenenza e attraverso il suo contesto linguistico espressivo, certo. Quindi questo è un indice di ripetibilità, e naturalmente l'altro indice di ripetibilità è il fatto che si lavori comunque su materiali reperibili sulla rete, che vengono accuratamente selezionati, e su anche l'altra cosa fondamentale, che lo studio viene fatto su testimonianze materiali, e queste sono tutte modalità ripetibili. Il contenuto poi spesso può essere demandato alle singole scelte, alla libertà, anche il contenuto vale, la metodologia sì, può, rimane, può cambiare, ci sono moltissime altre esperienze che si possono ripetere. Adesso sto studiando un'unità su Mark Rothko, poi sto facendo un'altra cosa su un artista che per esempio sulla City Art, cioè le modalità proprio delle modalità espressive tipiche della cultura ipercontemporanea del XXI secolo. Insomma, gli spunti sono infiniti, non sono, certo. Poi si può scegliere con molta autonomia. Certo. Se dovesse riassumere questa metodologia, questo progetto con uno slogan. Uno slogan con delle parole chiave. Ahimè. Questo è molto difficile. Forse la parola chiave è... penso che forse sia sempre quello che mi dicono gli americani, learning by doing, cioè impara facendo le cose, però facendole in maniera ragionata, non le fare mai in maniera improvvisata, e qualsiasi innovazione prevede non una sperimentazione cieca, ma qualcosa che parte sia dal cuore che dalla imparare facendo, ma imparare anche ragionando. Sì, 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 sia per il docente che lo deve proporre, deve avere questo coraggio propositivo, sia per lo studente che non lo deve subire, ma lo deve, certo, recepire. Grazie mille. Grazie a lei.